Stile Artigiano festeggia 10 anni nella sua sede naturale, la vecchia Darsena di Savona, dove ieri è stata inaugurata l'edizione 2014, che si concluderà domenica 21 settembre. 3 giorni di stile organizzati da Confartigianato con il contributo della Regione Liguria, Camera di Commercio di Savona, Comune e Provincia di Savona. Manifestazioni come Stile Artigiano dimostrano che da una parte bisogna avere fiducia che prima o poi usciremo da questa situazione difficile e dall'altra parte facciamo vedere, dimostriamo che ci sono delle aziende, qui sono 50, che si mettono in gioco, che stanno producendo, che stanno vendendo, che hanno bisogno di essere sostenuti e fatti conoscere, perché loro sono quelli che aiuteranno tutto il sistema a uscire dalla crisi. Dalla ceramica ai gioielli, dal vetro alla moda, e poi ancora i profumi, i sapori, pesto, birra, dolci, cioccolato, vini, olio e salumi. Prodotti frutto dell'abilità e della passione, della manualità delle oltre 50 imprese d'eccellenza liguri. Chiamate, questa è la novità di quest'anno, a presentare il proprio capolavoro e a fotografarlo in uno dei 4 concorsi del Selfie Contest. Molti artigiani si lamentano del costo del lavoro, cosa si può fare? Sicuramente il costo del lavoro è un problema, ma è un problema la eccessiva tassazione, è un problema le difficoltà di accesso al credito e è un problema l'eccessiva burocrazia. Io mi auguro che in questi mesi il governo riesca a mettere in atto tutte le misure necessarie. Stile artigiano è ormai motivo di richiamo non solo per i savonesi, ma anche per i moltissimi turisti, compresi quelli del movimento crocieristico, che in questo evento ritrovano prodotti di eccellenza in uno scenario unico nel cuore di Savona. E questo è il miglior messaggio di fiducia che si può dare per uscire da un momento così difficile.